Francesca Cipriani e il mago Thelma sono i primi due concorrenti Polena della nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2019 in partenza su Canale 5. Francesca Cipriani e mago Thelma potrebbero diventare concorrenti della nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2019. Ebbene sì, la 14ª edizione del reality show in partenza da giovedì 24 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5 si preannuncia ricco di sorprese e novità. A cominciare dall'ingresso delle due nuove opinioniste Alba Parietti e Alda De Usagno fino all'introduzione di un nuovo ruolo. Si tratta delle polene nel linguaggio marinaresco, sono gli ornamenti sulla prua degli antichi velieri, ossia due ex concorrenti della precedenti edizioni del reality sono pronti a sfidarsi per restare all'interno del gioco. I due concorrenti vivranno per una settimana sull'isola e allo scadere del settimo giorno spetterà ai naufraghi ufficiali decidere chi tra i due potrà continuare la sua avventura. Il vincitore si sfiderà la settimana successiva con un altro ex concorrente naufrago polene che ogni settimana farà il suo arrivo sull'isola. Alla sesta puntata la polena che avrà superato tutte le sfide potrà entrare di diritto come concorrente nel cast dell'Isola dei Famosi 2019. Francesca Cipriani, scrivo a Salvini. Intanto in questi giorni Francesca Cipriani, ospite di Un giorno da pecora, ha raccontato del suo inedito rapporto con Matteo Salvini. Io scrivo a Salvini gnam gnam, che buono. Quando lui pubblica foto di cibo e lui mi risponde, simpaticamente, con delle frasi carine, più o meno anche lui scrive gnam, gnam anche a me. È una persona semplice e umile, apprezzo le persone così. Poi agli attributi, sicuramente è un uomo affascinante con una personalità vera, ha detto la ex concorrente naufraga della passata edizione dell'Isola dei Famosi, che dopo Walter Nudo avrebbe puntato il ministro degli interni. I conduttori, infatti, fanno notare alla showgirl che da diversi mesi Salvini si è lasciato con Elisa Isoardi. Punto. E se Salvini fosse davvero single? È single? Sì, credo che sia single. Se mi piace Salvini? Le persone bisogna conoscerle dal vivo, noi non ci siamo mai visti né mai incontrati. Io lo stimo moltissimo come uomo e sta facendo tantissime cose per l'Italia, precisa la Cipriani. Poi la showgirl, come sempre spigliata e solare, si spinge oltre dicendo, fidanzarsi con Matteo Salvini? È una parola grossissima fidanzarsi e io, ripeto, dal vivo non l'ho mai visto. Di sicuro è un uomo con gli attributi, è un uomo affascinante, sicuramente, con una personalità vera, e a 34 anni non voglio farmi incantare da qualche muscolo, potrebbe essere un compagno di forchetta. Un compagno di merende, perché no? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.